Picciotti, bentornati su My Anime Academia. Oggi si torna a parlare di One Piece e parliamo di un paio di argomenti che si sono sviluppati dopo la lettura del capitolo 1098. Mi riferisco alla malattia di Ginny e di Bonney, cioè la malattia delle scaglie di zaffiro, e al padre biologico di Bonney, che tuttora non si sa con certezza chi sia. Quindi oggi andremo a teorizzare un pochettino e affronteremo anche una teoria che si è già un po' diffusa nel web. Andiamo con ordine e cominciamo. Prima di passare direttamente al lato teorico del video, facciamo un piccolissimo recap su quella che è stata, insomma, la parte finale della vita di Ginny. Noi sappiamo con certezza che 14 anni fa è stata rapita da qualcuno legato al governo mondiale per essere, insomma, data in moglie a un drago celeste. Tutt'oggi non sappiamo chi sia quel drago celeste, ci sono diverse teorie, ora ne parliamo. Dopo 2 anni lei è stata inspiegabilmente rilasciata per via del fatto che, insomma, era malata, ma su questo ci ritorneremo, in questo modo, insomma, è potuta tornare sulla terraferma, sulla superficie, ovvero su quella parte di terra che non riguarda, insomma, le divinità, i draghi celesti. E ha concepito Bonney, che poi ha preso la stessa malattia della madre. Ginny infatti è morta per via della sindrome delle scaglie di zaffiro. Iniziamo proprio a parlare di questa malattia. La malattia è stata diagnosticata da un medico dopo tanto tempo che Kuma stava tentando di capire che cosa avesse colpito Ginny e che cosa stesse colpendo anche Bonney, che l'ha ereditata dalla madre. Inizialmente alcuni medici volevano testare in malo modo, ecco, le conseguenze di quella malattia e anche le cause, altri medici avevano ipotizzato addirittura che si trattasse di una malattia più rara della sindrome del piombo ambrato, che ricordiamo aver colpito la città di Flevance, la città natale di Trafalgar Law. Ecco, poi un medico se ne uscì dicendo che si trattava della sindrome delle scaglie di zaffiro, ed è una malattia che si alimenta e che progredisce con l'esposizione del soggetto alla luce naturale, di qualsiasi tipo di luce naturale, quindi la luce del sole, chiaramente. Ma purtroppo non è che evitando l'esposizione alla luce del sole la malattia si stoppa, la malattia semplicemente rallenta il suo corso, quindi si tratta di una malattia terminale. Il soggetto muore comunque, solo che esponendosi alla luce del sole la malattia si alimenta molto più rapidamente e porta il soggetto a morire prima. Ecco perché Ginny è morta, perché Ginny dalla Terra Santa ha attraversato tutto l'oceano sotto la luce del sole per portare Bonney al sicuro, e quando l'ha portata al sicuro lei è dovuta morire perché il troppo tempo passato sotto la luce del sole ha fatto progredire rapidamente la malattia. Tra l'altro è assurdo, è un vero e proprio paradosso, e su questo ci ritorneremo più avanti nel corso del video, il fatto che una malattia del genere, che si alimenta con l'esposizione alla luce del sole, colpisca proprio degli individui che veneravano il sole. Non parlo di Kuma, sì, lui venerava il sole ma non ha contratto la malattia, ma Ginny sì. Ginny venerava Nika, stava con Kuma nella chiesa, si prendevano cura del villaggio, quindi è davvero un caso che lei abbia contratto questa malattia? Adesso ci arriviamo. E parliamo adesso della teoria che attualmente è la più diffusa nel web, sia per quanto riguarda l'artefice, insomma, colui che ha causato la malattia a Ginny e quindi di conseguenza a Bonney, sia il marito proprio di Ginny e padre biologico di Bonney. La teoria vuole che questa persona sia Jay Garcia Saturn, attualmente Gorosei e guerriero divino della difesa scientifica. Ecco, la domanda è perché? Sostanzialmente i motivi della teoria sono due. Il primo motivo è quello relativo alle scaglie di zaffiro. Lui si chiama Saturn, è legato chiaramente per definizione al pianeta Saturno, e lo zaffiro nell'astrologia è legato proprio al pianeta Saturno. Questa è una delle due motivazioni, quindi di tipo astrologico. L'altra motivazione riguarda invece il suo frutto del diavolo. Noi sappiamo che Saturn è in grado di trasformarsi in una specie di bestia con la parte inferiore del corpo simile a un ragno demoniaco, e molti hanno ipotizzato che quello potesse ispirarsi all'Ushioni, creatura del folklore giapponese. Questa creatura ha la facoltà, tra le altre cose, quindi distruggere, uccidere, eccetera, di trasmettere delle malattie. Quindi Saturn avrebbe trasmesso la malattia delle scaglie di zaffiro a Ginny.
Ecco, questa chiaramente, lo ribadisco, non è una mia teoria, non è una teoria di questo canale, è una teoria che si sta diffondendo nel web. Teoria con la quale, devo dire, ho alcuni punti di contatto, ma non sono d'accordo proprio con tutto. Allora, dal punto di vista dell'essere Saturn l'artefice della malattia, la cosa mi intriga. Devo dire che sono anche d'accordo e adesso spiegherò il modo, proprio il modus operandi e tutto quello che c'è dietro al fatto che lui abbia potuto infettare Ginny. Però non sono d'accordo sul fatto che lui possa essere il padre biologico di Bonnie, nonché marito di Ginny, appunto. Secondo me questa è una cosa che va completamente fuori strada con il personaggio di Saturn, e adesso vi spiego perché. Allora, io ho sempre osservato moltissimo i draghi celesti, tutti loro, per quello chiaramente che Oda ci ha presentato, che è veramente poco, a parte la crudeltà che hanno sempre sfoggiato dal punto di vista proprio della caratterizzazione dei singoli personaggi, abbiamo veramente pochissimo. Però, per quello che ho potuto osservare, oggi abbiamo diversi tipi di draghi celesti. Nonostante tutti quanti condividano la crudeltà, che quello è un elemento che li contraddistingue, alcuni di loro hanno comportamenti diversi da altri, e la cosa varia di fazione in fazione. Mi riferisco ai draghi celesti comuni, quindi quelli alla Charlos, alla Roswald, eccetera eccetera, anche alla Mjolsgard, anche se Mjolsgard poi è diventato buono per via dell'influenza di Otoime, ma ci ricordiamo tutti com'era prima, quando incontrò appunto Otoime, era esattamente come Charlos. Poi ci sono i Cavalieri Celesti e poi ci sono i Gorosei. Queste sono attualmente le tre categorie di draghi celesti che abbiamo potuto vedere, oltre ovviamente a Imsama, che è il re del mondo. Ecco, analizzando le fazioni di draghi celesti che abbiamo conosciuto finora, possiamo notare delle differenze di attitudine tra loro. Mentre i draghi celesti comuni, come per esempio Charlos o il vecchio Mjolsgard prima che venisse convertito da Otoime, tra virgolette, mentre loro, come dire, si davano ai vizi e cercavano in ogni modo di soddisfare i propri desideri, perché Charlos voleva Shiraoshi e piagnucolava se non riusciva ad ottenerla, voleva la donna Sabaudi che era già fidanzata ma lui disse no, deve essere la mia sposa, e questo schiavo frigna troppo, si lamenta troppo. Ecco, mentre da un lato abbiamo questi comportamenti, dall'altro, sia per quanto riguarda Garling, che attualmente è l'unico personaggio dei Cavalieri Celesti che abbiamo conosciuto bene, tra virgolette bene, e dall'altro lato ancora i Gorosei, in questo caso Saturn, hanno attitudini completamente diverse. Saturn, così come gli altri Gorosei, è un politico, è uno stratega, si occupa di tenere il mondo in un equilibrio, equilibrio malato, imposto dal governo mondiale, sì, ma comunque sempre facente parte di una strategia politica imposta appunto da loro, dai politicanti attuali. Quindi loro, francamente parlando, dal mio punto di vista, dal mio modo di leggere i loro comportamenti e le loro attitudini, non hanno tempo di, come dire, essere schiavi dei propri vizi, dei propri desideri, quindi di badare alle donne, per dire, quindi di andare nella terraferma e dire «Ah, quella donna mi interessa, la voglio per moglie», poi fare una figlia con lei senza il suo consenso e abbandonarla così, random. Non la vedo come qualcosa che può essere fatta da Saturn, non perché non sia crudele come gli altri draghi celesti, attenzione, sto solamente dicendo che, per come l'ho letta io, è un tipo di personaggio, lui ma come anche gli altri Gorosei, che non danno peso a quel tipo di vizio. E perché penso la stessa cosa di Garling? Perché Garling, quando lo abbiamo visto a God Valley, mentre si stava preparando, insomma, a partecipare al torneo, abbiamo visto diverse donne Tenryubito che sbavavano ai suoi piedi, insomma, occhi a cuoricini, svenivano, urlavano per lui, ma lui completamente disinteressato. Dal punto di vista della gestione dei rapporti con le donne, mi è sembrato un po' Zoro, cioè è veramente disinteressato, almeno così è parso da quel capitolo in cui lo vediamo a God Valley pronto a combattere, cioè lui era focalizzato soltanto a fare bella figura per essere il campione del torneo dell'eradicazione dei popoli. E questo è il motivo per cui non penso che Saturn sia il padre biologico di Bonnie e il marito di Ginny, e penso lo stesso anche di Garling, io penso che non sia lui, penso piuttosto che il soggetto in questione sia un drago celeste comune, alla Charlos, alla Roswald, ovviamente non Charlos, non Roswald magari, però appunto qualcuno che si comporti esattamente come loro. Tuttavia sono d'accordo, mi intriga molto l'idea che possa essere veramente stato Saturn a infettare Ginny con la malattia delle scaglie di zaffiro. E secondo me com'è che è avvenuto? Secondo me
a un certo punto della sua schiavitù, anche se non è chiaro che potesse trattarsi di una vera e propria schiavitù perché è stata comunque presa in moglie da un drago celeste, però chiaramente era tutto contro la sua volontà. Quindi a un certo punto della sua vita nobiliare, tra virgolette, forzata, Ginny deve essersi palesemente stancata non della vita in sé, che non l'ha mai voluta, ma proprio di nascondere probabilmente il suo astio verso quel tipo di vita quotidiana, e deve aver invocato in qualche modo Nika. Deve aver invocato Nika nel senso che o ha invocato proprio apertamente l'aiuto di Nika perché non ce la faceva più, o lo ha nominato del tipo Nika ve la farà pagare. Ecco, quell'affermazione potrebbe aver destato paura nei draghi celesti al punto da innescare la reazione di Saturn. Cioè, secondo me, Saturn, a sentire quelle parole, ha deciso di punire Ginny infettandola con la malattia delle scaglie zaffiro. Un po' come a dire, del tipo, insomma, hai osato parlare di Nika, hai osato, come dire, far riemergere quella leggenda che noi abbiamo nascosto, che noi abbiamo insabbiato con il tempo? Beccati questa malattia, torna tra i comuni mortali e muori lì sotto la luce del sole che proviene da quell'entità che tu stessa veneravi, il dio del sole Nika. E tra l'altro stavo pensando che questa malattia potrebbe aver avuto un ruolo non indifferente durante il secolo vuoto, quando ci fu la guerra tra il regno antico e quelli che poi furono i fondatori del governo mondiale. Potrebbe tranquillamente darsi che diversi sostenitori di Nika, diversi, come dire, fedeli del dio Nika, siano stati uccisi, esterminati proprio attraverso quella malattia. Non è da escludere che questo abbia avuto un ruolo focale in quel momento. E quando dico che lei potrebbe essere stata punita solamente per aver invocato o nominato Nika, mi viene in mente quello che diceva Uzwu a Jinbe, quando disse che in prigione, dopo che lui era stato arrestato perché non era riuscito a custodire il frutto Gam Gam, ovvero il frutto Nika, diversi, come dire, detenuti che osavano sperare nell'aiuto di Nika venivano uccisi solo per averlo nominato. Quindi stiamo parlando di qualcosa che deve essere, dal punto di vista del governo mondiale, assolutamente censurata. Ecco, ma perché Ginny è stata rilasciata e non è stata uccisa? Beh, perché secondo me, dall'ottica di un individuo crudele come il drago celeste Saturn, non avrebbe avuto senso farla ammalare per poi farla morire subito. Avrebbe quantomeno dovuto soffrire per le cose che aveva detto e per la punizione che si era meritata. Mi rendo conto che è una cosa crudele da dire, ma l'ottica dei draghi celesti talvolta è anche quella. Non sempre uccidono subito gli schiavi, prima li fanno soffrire molto. E adesso mi ricollego a quello che dissi all'inizio sul dottore che ha diagnosticato la malattia delle scaglie zaffiro alla piccola Bonnie. Quando dico che questa malattia potrebbe aver avuto un ruolo in passato, mi riferisco anche al fatto che il medico dice che questa malattia era molto più diffusa nei secoli precedenti e che ormai non si vedeva più nei giorni nostri. Quindi questo chiaramente aumenta, come dire, il dubbio sul fatto che la malattia possa essersi destata per caso in Ginny. Cioè, la cosa è veramente strana. Cioè, non arriva, non c'è da secoli e lei la contrae? Com'è questo discorso? Quindi già questo è sospetto. Ma l'altro discorso si lega proprio allo sterminio dei fedeli di cui vi parlavo poc'anzi. Ecco, se la malattia è scomparsa, è probabile che sia proprio per il fatto che non è più stata inferta da Saturn, o comunque non è detto che sia l'unico in grado di, come dire, far diffondere quella malattia lì. Perché non c'è più stato bisogno. E perché non c'è più stato bisogno? Per quello che ha detto Im quando ha parlato di Nefertari Lili. Quando Im parlò della D, in seguito alla domanda di Re Cobra, disse che gli attuali possessori della D, che quindi saranno sicuramente discendenti di gente che, come dire, faceva parte del regno antico, sono dei gusci vuoti. Sono dei gusci vuoti perché non sanno che cosa significa la D. In poche parole, non sanno il significato della storia, quindi non possono sapere il valore che ha quella D per loro. Il significato della D è stato insabbiato, è stato soppresso dal governo mondiale, così come probabilmente non c'è stato più bisogno della malattia delle scaglie di zaffiro, perché negli ultimi secoli sono stati pochi quelli a nominare e a venerare Nika, perché la leggenda si è tramandata, sì, ma attraverso un flebile filo che oggi è arrivato a pochissimi. E questo, secondo me, si ricollega anche ai draghi celesti stessi. Cioè, secondo me, neanche i draghi celesti più comuni sanno la storia, sanno chi è Nika. Neanche loro sanno tutti i dettagli.
Quindi quando Imsama dice che i possessori attuali della D sono dei gusci vuoti, ebbene io dico, forse anche i draghi celesti comuni sono dei gusci vuoti. Ed è per questo motivo che penso che ci sia quella differenza di attitudine tra i draghi celesti comuni e i Gorosei, per esempio, differenza di attitudine di cui vi parlavo prima. Mentre chi sa la storia si comporta da politico, da gestore del mondo, chi non la sa si comporta da semplice bambinone viziato super mega crudele. Chiaramente è un concetto estremizzato dire bambino viziato, però è un po' quello che sembrano, escluso il fatto che uccidono la gente, vabbè. Quindi, picciotti, in conclusione, io non credo che né Saturn né Garling possano essere stati, insomma, marito di Ginny e padre biologico di Bonney, ma credo che Saturn possa aver infettato Ginny con la malattia delle scaglie di zaffiro. In attesa dunque di ulteriori sviluppi, io mi auguro che il video vi sia piaciuto, termina qui e noi ci vediamo alla prossima. Sayonara. Bene, picciotti, il video termina qui, speriamo che vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invitiamo a mettere un like, condividerlo e iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Sayonara!